l'anno. Sto parlando dei soldi del Recovery Fund, dove i sindaci e i presidenti di regione saranno gli attori protagonisti della gestione di questi soldi. E penso che avere un candidato del Movimento 5 Stelle garanzie di legalità e garanzie di trasparenza possa significare l'utilizzo nel miglior modo possibile per i cittadini di Ariano di questi soldi. È una grande attenzione e un grandissimo legame con il governo, perché un sindaco di forze politiche che stanno alla maggioranza significa un sindaco che avrà un piede all'interno del governo. La regione? Sulla regione c'è una grande opportunità, abbiamo una grandissima donna che ha una grande forza e che ha una grande anche esperienza, che è Valeria Ciarambino. E penso che dall'altra parte abbiamo una persona che invece ha guadagnato tanto consenso facendo lo sceriffo sanitario. Ma una politica forte è una politica che rafforza la sanità nei fatti, e ai noi la sanità in Campania è molto debole, non una politica che fa forte la sanità a parole. Quindi penso che contro le 16 liste di De Luca ci sia, che rappresentino ovviamente instabilità, perché se vincesse De Luca ci sarà instabilità e litigiosità che già si vede adesso, c'è la certezza invece di un voto sicuro con il Movimento 5 Stelle. All'Ariano, PD, diciamo, sinistra e 5 Stelle vanno d'accordo? Sì, come sempre sono i territori e i rappresentanti dei territori che decidono. Qua c'è stato dialogo, c'è stata comunanza di intenti sui programmi e abbiamo un candidato comune. Questo significa dare una grandissima opportunità. E ripeto, il fatto che lui rappresenti forze politiche che oggi stanno al governo insieme significa che la sua voce sarà ascoltata ancora più velocemente la Roma. Sì, al referendum. È un grandissimo sì al referendum, perché non è un voto populista, non è un voto demagogico, è un sì votato da 553 deputati su 569 ad ottobre del 2019. Oggi purtroppo l'unica forza politica completamente convinta di confermare quel voto in Parlamento rimane il Movimento 5 Stelle, ma tutti devono andare a votare sì per un Parlamento fatto da un numero giusto di parlamentari. Poi faremo anche un'altra lotta però, perché quel numero giusto di parlamentari vorremmo che siano scelti dal popolo, come con una legge elettorale con le preferenze. Grazie. Grazie a voi.